Si spiega bene questa cosa del vaccino, cioè come potrebbe la criminalità accedere all'accaparramento e poi semmai alla distribuzione? È come tutti gli allarmi potenziali, è un allarme abbastanza scontato, abbastanza logico. Ovunque ci può essere un interesse economico, c'è la criminalità organizzata. E l'esempio più semplice che noi possiamo fare è nel bene primario che ha riguardato la sicurezza di ciascuno di noi, che sono le mascherine. Oggi sono presenti sul mercato. Nel momento in cui non erano presenti sul mercato, abbiamo assistito a vari tentativi della criminalità organizzata nella contraffazione, nella distribuzione, nella sottrazione di mascherine che erano magari destinate ad un paese e che sono state sottratte. Analoghe situazioni si possono verificare sui vaccini. Si parla di un rischio potenziale rispetto a un bene dal valore in questo momento inestimabile per la salute pubblica, che sono appunto i vaccini. Ma la distribuzione è appena agli inizi, è un rischio che viene valutato nell'ambito della cooperazione multilaterale ed è correttamente un richiamo all'attenzione alle forze di polizia di tutti i paesi del mondo perché su questo bene dal valore inestimabile ci sia la massima attenzione. Le priorità noi le abbiamo già definite nell'agenda della cooperazione internazionale di polizia. Per noi le priorità sono due, anzi, per essere completi sono più di due, ma le prime due priorità in agenda sono state il rischio di infiltrazione nell'economia legale e il cybercrime, che sono stati sicuramente i due settori più, diciamo, vigilati dalle forze di polizia, credo, di tutto il mondo. Ma accanto a questi due settori di minacce ce ne sono molte, c'è la minaccia del terrorismo che si è manifestato in alcuni paesi e ha determinato motivi di profondo allarme sociale. Permane il rischio che tutte quelle che sono le opportunità che incredibilmente può offrire alla criminalità organizzata la fase di questa pandemia possano essere colte a vantaggio di chi commette reati e a svantaggio di chi invece lavora onestamente. In questo momento storico, e soprattutto nel primo lockdown, c'è stata una parte dell'economia che funzionava, funzionava molto. Penso al settore alimentare, penso al settore dei prodotti appunto farmaceutici, penso a settori che sono tradizionalmente appannaggio della criminalità organizzata, al settore delle pompe funebri, al settore dello smaltimento dei rifiuti, che sono settori nei quali nel passato si sono verificate infiltrazioni della criminalità. Sono settori che non hanno conosciuto il lockdown, non hanno conosciuto la crisi economica e quindi indirettamente, ove vi fossero state infiltrazioni, vi sarebbero stati guadagni. Le manifestazioni di piazza, sono state in alcuni casi espressioni di disagio, ma in molti casi anche strumentalmente manipolate dalla criminalità organizzata, dalle tifoserie, da gruppi di tifosi violenti, e quindi non propriamente espressione del disagio dei lavoratori. Ma questo fenomeno, posto che un disagio generale c'è, che c'è una sofferenza del tessuto economico del paese, deve comportare la massima allerta da parte delle forze di polizia. È stato un anno del tutto particolare e durante il periodo del primo lockdown abbiamo avuto un calo che per alcune fattispecie delittuose è arrivato anche al 70% di diminuzione. Oggi chiudiamo l'anno con una sostanziale riduzione di carattere generale del 20%. L'unico reato, gli unici crimini in controtendenza sono quelli relativi al cybercrime, che aumentano più del 30%. È un po' lo specchio della situazione del paese, costretti ad un lockdown generalizzato, i crimini informatici hanno avuto più possibilità di essere commessi, ma è anche un po' il segno dei tempi, il fatto che tutto quello che è tecnologico è sempre di più oggetto di aggressione da parte della criminalità. I poliziotti si vaccineranno. Faremo tutto quello che nei protocolli saranno previsti dal governo e dal Servizio Sanitario Nazionale. Stia tranquilla che saremo i più diligenti nel rispettare queste norme.